Buongiorno a tutti. Oggi ci divertiamo a realizzare un pratico tester per recinti elettrici, molto semplice, per testare i nostri recinti elettrici senza prendere la scossa. Io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. Questi dispositivi sono anche abbastanza economici, ma io come al solito ho deciso di fare da me. Partiamo dallo schema elettrico. La tensione di migliaia di volt viene abbassata ad una resistenza da 10 mega ohm per illuminare i due diodi LED rossi posti in opposizione di polarità. La terra di questo dispositivo sarà collegata al terreno circostante. I due diodi sono in opposizione di polarità perché in questo modo funzionano anche nel caso di elettrificatori con polarità invertita. In un mio video precedente ho realizzato un recinto elettrico di cui vi metterò il link qui in alto a destra. Il tester funziona in questo modo: una volta fissato nel terreno la massa, basterà avvicinare lo strumento al filo per rilevare la scossa elettrica e vedere i due LED rossi accendersi. Questo dispositivo ci permette di verificare il funzionamento della recinzione elettrificata senza pericolo di prendere la scossa. I due LED lampeggiano grazie alla debolissima corrente dell'ordine di mA che scorre attraverso di essi. Vediamo la realizzazione pratica di questo circuito. Innanzitutto vado ad utilizzare una basetta mille fori che andrò a tagliare per inserirla all'interno di questo vecchio pennarello riciclato. Su questa basetta vado ad inserire la resistenza da 10 mega ohm, mezzo watt, ma va bene anche un quarto di watt o SMD, saldandone dall'altra parte i due terminali. Allo stesso modo vado ad aggiungere i due LED rossi in opposizione di polarità. Il terminale più lungo va collegato al positivo e rappresenta l'anodo, il terminale più corto va collegato al negativo e rappresenta il catodo. La resistenza posta in serie abbasserà la tensione a quella necessaria al LED e la corrente fino ad un massimo di 20 mA. Una volta inseriti in opposizione di polarità e saldati, i due LED sono collegati in parallelo tra loro e in serie rispetto alla resistenza. A questo punto non mi rimane che saldare il terminale di collegamento al filo che ho realizzato attraverso una piccola piattina forata che andrò a saldare su questo terminale positivo, non prima però di aver rimosso lo strato superficiale della zincatura per favorire l'adesione dello stagno. Questa tecnica è sempre necessaria quando volete effettuare saldature su delle superfici zincate. Per collegare questa piattina al mio circuito posso andare ad utilizzare del semplice filo di ferro pieghevole oppure del filo di rame, piegandolo a dovere. Questo filo rigido permetterà di fissare saldamente la mia piattina al mio circuito elettronico, conferendogli anche una buona resistenza meccanica. Piegando opportunamente questi due terminali, vado ad effettuare le saldature. È bene precisare che questo circuito non potrà essere perennemente lasciato collegato al nostro recinto elettrico perché il suo assorbimento ne inibisce la funzionalità, riducendo la scossa elettrica per l'animale. Una volta collegato il terminale positivo che va al filo, andiamo a collegare il filo di massa che andrà inserito nel terreno, un filo di terra da 1,5 mm quadrati di sezione, che andrò a fissare con la stessa tecnica di prima al mio circuito stampato. Un po' di flussante liquido per favorire la saldatura. Per questi cavi di rame di sezione maggiore dovremo naturalmente utilizzare una maggior quantità di stagno. Una rapida occhiata a tutti questi collegamenti e il mio circuito è pronto per essere inserito all'interno dell'involucro di isolamento. A questo punto realizzo che i LED sono troppo alti per l'involucro e quindi vado semplicemente a smerigliarli per abbassarli di altezza. Il tutto però senza arrivare al componente interno, pena il suo danneggiamento.
Uso della colla a caldo per fissare il cavo di terra al mio contenitore in plastica. Contenitore nel quale ho già ricavato due fori per la visibilità dei due LED. All'interno vado ad inserire della colla a caldo per creare una sorta di guida d'onda per questi due LED. Piego la staffetta a mo' di gancio per poterla appendere al filo elettrificato. Vado a sigillare il tutto con della colla a caldo, ma volendo potreste anche utilizzare del silicone, soprattutto se vi trovate in zone molto umide. Per concludere la realizzazione di questo tester, devo andare ad aggiungere la presa di terra che andrà conficcata nel terreno per garantirmi il corretto funzionamento. Per fare questo vado ad aggiungere all'estremità del filo di terra un altro elemento in ferro, questa vite autofilettante per legno abbastanza lunga, che inserirò in questo pezzo di legno a mo' di manico. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento opportuno per dimostrarlo mettendo un bel like e valutando anche l'iscrizione al mio canale. Grazie per il vostro supporto. Fisso la vite al suo manico con l'utilizzo della solita colla a caldo. Poi, con l'utilizzo di un filo di ferro o di rame, vado a fissare il cavo di terra alla vite autofilettante per stabilire un buon contatto di massa. Una buona stretta con un bel paio di tenaglie e il mio contatto è stabilito. Una fascetta da elettricista e un po' di scotch e la mia presa di massa è pronta per essere utilizzata e conficcata nel terreno. Bene, il mio attrezzo è quasi pronto, ma siccome anche l'occhio vuole la sua parte, do una spruzzata di vernice gialla a questo dispositivo per renderlo più riconoscibile all'aperto. Una volta ripristinata la visibilità per i due diodi LED attraverso la guida d'onda, andiamo ad effettuare un collaudo. Vado ad utilizzare questa racchetta a mazza zanzare che fornisce una stessa identica tensione di migliaia di volt. Vado a collegare la massa, il vitone autofilettante, alla rete più esterna, mentre il positivo dello strumento alla rete più interna. E andiamo a vedere se questi LED si accendono con questa elevata tensione. Bene, direi che questo strumento funziona a dovere. Se non avete in casa una racchetta a mazza zanzare, potete utilizzare la scintilla del vostro fornello elettrico, ovviamente senza aprire la manopola del gas. Allo stesso modo, l'elevata tensione farà accendere i due LED rossi e ci segnalerà la presenza dell'alta tensione. Bene, a questo punto siamo pronti per effettuare una prova sul campo di questo tester per recinti elettrici. Nel terreno del mio amico Maurizio è installata questa recinzione elettrica che andiamo a testare. Ho inserito e lasciato inserita a terra la massa del mio dispositivo e vado a rilevare la presenza dell'alta tensione sui fili arancioni. Questo elettrificatore ha una frequenza di circa 1 Hz. E così, grazie a questo dispositivo, saremo in grado di verificare istantaneamente la presenza dell'alta tensione sul nostro recinto elettrico ed evitare spiacevoli sorprese. Si tratta di uno strumento passivo che non necessita di alimentazione e che potremo tenere a disposizione sempre nel nostro terreno per verificare la protezione del nostro orto ed eventualmente anche dei nostri animali. Bene amici, anche per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così come al solito pollice in su e vi do appuntamento alla prossima volta.